Sì, diciamo che c'è una parte buona della mia vita, perché sono 53 anni che ho questa casa e sono 53 anni che ho questo sogno, che è quello non solo di farlo diventare uno studio, che è sempre stato il mio studio, ma farlo diventare anche una galleria. E ci sono riuscito, sono contento soprattutto che il sindaco l'abbia preso seriamente e quindi voglio inserirmi nel calendario di chi ha aperto case tipo la Baruzzi o gli altri, quindi questo è, direi che è importante, molto importante per me. E poi soprattutto è importante se verranno le gente. Questa strada si offre a queste passeggiate stupende, c'è molta gente che viene di qua, io spero che riescano a fare una deviazione, non sono obbligati a venire a comprare il quadro di Gianola, ma a vederli, se vengono io sono contento. La pittura è sicuramente vita, senza la pittura non si può vivere, quindi scusate la commozione, ma io vivo e sono sicuro di vivere finché riesco a dipingere. Poi il giorno che non dipingo più, la pittura sono io, è la stessa cosa, quindi senza di essa è impossibile. C'era una frase molto bella che diceva una giovane pittrice londinese che ho avuto la fortuna di conoscere, e non mi ricordo più il nome, che ha proprio detto questo, dice: io sono giovane, ma ho vissuto talmente tanto che non potrei più fare a meno della pittura. E quindi, ed è importante, è vero, perché non vuol dire niente essere giovane se uno matura dentro questo desiderio. E poi c'è stata una cosa molto, poi smetto, c'è stato il Covid. Il Covid ha segnato, non so se voi l'avete notato, ma ha segnato una cosa molto importante. Non che io avessi qualche cosa contro il dilettantismo, ma anche perché hanno fatto chiudere quasi tutti i negozi che vendevano prodotti per colori, che a me serviva. Però ha livellato molto la cosa. Oggi ti succede di uscire e trovare qualcuno che dipingeva, che ho conosciuto in giro, che mi chiede: ma dipingi ancora? Qualche volta. E dico: ma tu non dipingi più? Ma cosa vuoi dipingere? Tanto non si vende. Ecco, e la pittura deve dare da mangiare, perché è giusto, è un lavoro. Ma se uno dipinge per vendere, ciao, è finito. Se non bisogna dipingere perché... Non so, c'è questo. Ci sono queste cose che devono uscire.